Qual è il ruolo che le è rimasto nel cuore nella sua carriera e quello che vorrebbe interpretare e non ha mai interpretato? Un ruolo teatrale sicuramente, che è stato quello Nei panni di una bionda, di Charlie, che era un uomo che veniva ucciso dalle sue amanti e diventava da grande maschilista un grande femminista. Altri francamente non è che ce ne siano, sono nulla degno di nota. E quale vorrei interpretare? Quella di Frances Farm, che era una donna che ha pagato sulla sua pelle il fatto di essere una donna libera, essendo tacciata nel periodo del maccartismo in America di comunismo, in realtà era semplicemente una donna libera. È un progetto a cui sta lavorando? Purtroppo no, è un progetto che avrei voluto fare, ma non credo che troverà facile sviluppo. In ogni caso, peccato, perché è un ruolo molto forte, è un ruolo veramente bellissimo. Infatti Jessica Lange con questo è stata candidata all'Oscar, naturalmente essendo poi in America non l'ha vinto. Ogni volta che una donna vuole essere una donna libera dagli schemi sostanziali in cui la cultura maschile la inserisce, diventa una strega. Quindi sostanzialmente è stata una delle streghe, diciamo, sostanzialmente bruciata, poi portata in manicomio. Cioè, quando una donna è libera, gli uomini tentano di farla come minimo impazzire.